Un incontro tiratissimo finito ai vantaggi del quarto set. Abbiamo dato il massimo, formazione di esperienza, donne che ci sono state dietro, comunque siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Una squadra fortissima, anche la squadra di Sanremo. Già nelle fasi eliminatorie abbiamo sudato con loro, abbiamo vinto 2-1, 27-26 il terzo set. Stessa cosa stasera. Vuole dire che quel punto in più che fa la differenza l'abbiamo fatto noi e i miei compagni. Un percorso difficilissimo, ma qual è stata la chiave di volta del vostro torneo? Ma noi siamo un gruppo, diciamo, esperto, di gente che come età media siamo sui 40 anni e fortunatamente siamo tranquilli, giochiamo per divertirci e questo secondo me è la cosa che ha dato la svolta, il divertimento. Noi giochiamo per divertirci. Un finale thrilling degno delle due squadre più forti del campionato. Sì, sicuramente, è stata una partita combattuta fino all'ultimo set. Peccato, è andata così, 3-1, siamo partiti male e poi dopo abbiamo recuperato, è stata difficile, però bravi anche loro, hanno giocato bene. Nulla da dire. Bella la finale degna, sì, tutte e due squadre tra le migliori del torneo sicuramente. C'è qualcosa su cui volete recriminare? No, non c'è niente, ci giochiamo per divertirci, c'è stato qualche errore di tutte e due le squadre, basta così, ci siamo divertiti. Comunque un percorso quasi netto alla fine dei conti per la vostra squadra. Sì, un percorso netto, siamo sempre stati tra i primi del torneo e siamo arrivati appunto meritatamente secondo me in finale, peccato, è andata così, però va bene, tra amici ci si diverte, l'importante è quello, quindi siamo contenti. Cosa ha fatto la differenza? Quei palloni in più che non siamo riusciti a mettere giù, che loro erano messi bene comunque sia in tutte le posizioni, coperture e tutto il resto. Formato questo campionato amatoriale, sono molti anni che lo facciamo con lo spirito dell'amicizia, difatti si chiama campionato dell'amicizia e devo dire la verità che quest'anno sono molto soddisfatta perché finalmente tutti quanti hanno capito lo spirito di giocare per divertirsi e tutte le sere è un divertimento vedere come giocano questi ragazzi, sono veramente degli amici che giocano fra di loro per poter sfogare la loro giornata di lavoro e andare a casa soddisfatti. Ringrazio tutti i ragazzi, sono 10 squadre, ho la bellezza di 120 ragazzi che giocano e c'è molta collaborazione. Tutti quanti ci sono tra i ragazzi che fanno gli arbitri e si dedicano anche loro tutte le sere a venire ad arbitrare. Però è bello lo spirito che si è creato, cioè, si è faticato un po' per creare questo spirito, ma speriamo di trasmetterlo sempre di più, perché nello sport si deve fare più sport per amicizia, per divertimento che per agonismo. L'agonismo viene da sé, come hai visto stasera, è stata una partita da Serie A direi, perché è stata veramente bella. Grazie. Prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è a luglio, sempre a San Giacomo, che ci sarà il torneo Sara Sossa e penso anche che ricorderemo di nuovo anche Mirko. Pertanto il mese di luglio all'aperto ci sarà di nuovo il torneo dell'amicizia, ma però in memoria di Sara Sossa. Una vittoria soffertissima al quarto set contro una squadra che vi ha dato molto filo da torcere e a un certo punto è sembrata poter ritornare in partita. Sì. Certo, è stata faticosissima, molto. Come siete usciti da questa situazione così difficile? Perché siamo molto agguerriti, molto uniti come squadra e ci divertiamo soprattutto. Qualche sacrificio per arrivare fino a questo punto? No, ci siamo divertiti, nessun sacrificio, siamo divertiti.